veramente una reazione istintiva a una società che tende a farti stare sempre più da solo sul divano di casa tua. Talking into the lens. Ha detto che all'Inter mancava un'anima, sentire con le sue parole dopo questo 2-3 in casa del Milan da parte dell'Inter con Lautaro Martinez che fa dimenticare Mauro Icardi. Welcome to Milan, home to the Derby della Madonnina, and where I first discovered supporters culture. Today, this derby is almost more known for the action that happens in the stands than on the pitch. And the truth is, when we look at the Curva Sud, we really get an understanding of what ultras culture means today. L'ostentazione dell'appartenenza alla coreografia, dell'appartenenza al gruppo, dell'appartenenza alla tifoseria, dei simboli della città, dei simboli della squadra, la quintessenza della passione popolare. To really understand AC Milan's fan culture, you have to go back to the start, to the Fossa dei Leoni. Allora, 68 iniziano le occupazioni universitarie, le occupazioni delle scuole, gli studenti appunto portano quella voglia di cambiare la società, di sconfiggere una società che ritengono ormai vecchia e quindi appunto c'è questo fermento culturale e questa grande partecipazione giovanile che si riverbera anche nel mondo degli stadi. La Fossa dei Leoni ha la struttura di quella che oggi definiamo un gruppo ultras, cioè un insieme di soggetti che ha una sede, che si riunisce in settimana, che vive la partita in un certo modo, che si identifica in un nome, in uno striscione e che organizza il tifo, cioè accoglie le squadre in campo all'ingresso con coriandolate, esplosioni di petardi, cioè con quelle che oggi sono le coreografie o le piccole coreografie che siamo abituati a vedere sugli spalti. Alla grande, grazie. Grazie a te. We're eating prosciutto from Parma, salame and a very Milanese thing, bresaola. The ingredients that make up Milanese culture when brought to football is really these ideas of art, architecture, tradition and fashion. There's some of the most incredible paintings here. The Duomo, the Galleria, the Castello Sforzesco. These are all crucial buildings that really identify and symbolize the city. You come to fashion. You can see the people around me. Even tourists are dressed quite nicely. And then lastly, you have tradition. You look at the stems of the city, the snake, the old history of the application of the devil and its understanding of AC Milan. Tradition, fashion, art, architecture. So we're headed now to the clubhouse of the AC Milan Ultras. Che cos'è un Ultras e da dove deriva questo termine? Nasce dalla rivoluzione francese, dai controrivoluzionari e indica un tifoso particolarmente passionale che vive la passione per il calcio in maniera totalizzante. The Milan Ultras of today are of course very different from in 68. And although a lot of the unwritten rules have changed, the tradition and purpose of tifos has stayed the same. Tu ricordi la prima coreografia che ha fatto il Milan in Curva Sud? La prima coreografia che ha fatto il Milan in Curva Sud, a memoria storica, anche se ancora ovviamente non ero nato, credo sia stato un enorme telo copricurva, rosso-nero, scritto Club 99, Forza Vecchio con rosso-nero. Noi cerchiamo sempre di creare un qualcosa di innovativo, con soggetti nuovi, un ambiente aggregativo che al di fuori dei centri sociali, è proprio un contesto dove uno viene, fa aggregazione, è una seconda famiglia, diciamo, per tanti di noi. Grazie mille. Avevo visto San Siro con i colori rossoneri da avversario. Ti dà emozione quando entri in campo, e ancora di più quando lo stadio è pieno, quando ci sono coreografie, tifosi. Non puoi capire la mia gioia di incontrare la mia squadra, perché io sono sempre stato e rimarrò sempre milanista. Molte volte ti chiedono cosa provi, non è facile riuscire a spiegare quello che provi. Ogni volta che entravo a San Siro e vedere la curva, vedere questi ragazzi è sempre un'emozione. Hanno tanta fantasia nel creare le coreografie. Milano siamo noi, mi spiace.
Anzi non mi spiace, lo dico con fierezza. L'effetto secondo me lo leggi anche negli occhi, tu ci fai caso quando i giocatori entrano, un occhio lo danno. I giocatori riescono a capire in che club si giochi e l'importanza e la responsabilità che si ha. Per una fede, e se non la capisci allora non ti meriti di giocare in uno stadio meraviglioso come questo e di mettere la maglia del Milan. È veramente un onore. Grazie. Sempre ovunque, forza Milan. So I guess the most amazing thing is the beginning of the 90s and really the end of the 80s. When Berlusconi comes in, AC Milan become one of the most dominant teams in European history. And frankly, the performance you're seeing on the pitch gets matched by the unbelievable enthusiasm that comes to these stands. Come to the San Siro, me and my friends used to sit up there. Just where that steward is, three rows down, to the right. Il Duomo con le plastiche, però è stata una delle prime coreografie che abbiamo rappresentato un monumento. Infatti se lo guardi adesso sembra una coreografia semplice e banale, ma per noi era comunque un passo in avanti rispetto alle bandiere e a tutto il resto. E per voi quella che vi è rimasta più impressa su tutte le coreografie del Milan? Sia una risposta a te. Quello di Monca. Quello di Monca è quello impresso. Sì. Anche per me, per tutto, per come è nata e per poi come... L'anno che hanno rubato l'urlo di Munch, noi abbiamo fatto fuori l'urlo di Munch associandolo all'interista che diventava pazzo. Quando avrà dei figli fa, guarda, io questa qua l'ho fatta e io c'ero. Si spera che i giovani seguano questa strada qua, stare qua insieme dalle 9:30 di mattino fino a stasera a mezzanotte e poi domani mattina ci pensiamo. Perfetto. Per quello. Grazie mille. No, figuri, ragazzi, grazie a voi. AC Milan supporters, the Fossa, go and discover that Inter is doing a massive pirate ship. So what do? 5 days before the choreography, they prepare their own pirate ship, which is aiming forward. And the banner under it says, there's a ship in the distance, charge. You put all of this work in for this little moment that's going to last you 45 seconds. And not only did you put all that work in, we discovered what you were doing, retorted to that moment, and ruined it for you. Then you get the beginning of the 2000s, which Milan goes through another incredible era. You begin with the derby of 2001. AC Milan wins the match 6-0, but the way they open that match is a devil strangling a snake, and it's whoever slithers has to be crushed. 3-4 anni fa abbiamo fatto la coreografia Mediolanum, in latino l'antica scritta è il nome di Milano, e in centro abbiamo messo il dito medio che c'è davanti alla borsa di Milano. Although success has dwindled over the years, the tradition of fan culture in the terraces of the San Siro continues, and that's why we're going to see some incredible choreographies at the derby this weekend. Every time. Let's do it. Inter is up in the third minute. And now everyone's just trying to figure out what the choreography was on their phones. Se vedi la coreografia fammela sapere. So it ends 3-2. Inter get the victory. We spent the whole time bigging up Milan's choreographies. They ended up going with Hellboy, smashing Inter, saying, let's send them back to hell. It was incredible in there, man. They were lighting off flares for 90 minutes, bangers going off constantly, people selling sambuca and borghetti and grappa. When you try to get in, every other area requires an ID. When you go to the ultras, they don't really ID you. They don't totally pat you down. You can't tame the curve.
Since 1968, the Fossa Leoni has been this rebellious expression of experience in Milan that came out of a revolutionary period. And even today in 2019, where everyone's complaining about what's happened to supporters culture and how it's become very repressive to express yourself, there's still such a vast difference in what's happening in the stands of a derby match with the world's attention on it. There's an openness to it, a rebellious to it, that's accepted and tolerated because it comes with the tradition of that space. You know, there's a trope we always say in football. It's beyond the result as football fans. That's really what this story of Tifos is about. The fact that a community of people have to get together and work for months and months with very little reward, it's the fact that it's hard. It's the fact that it's inconvenient. It's the fact that through this whole process, you're building bonds with a community that then you're gonna share a moment that the entire city will talk about and you know you're responsible for it. Per una fede, per una fede. E se non la capisci, allora non ti meriti di stare, di giocare in uno stadio meraviglioso come questo e di mettere la maglia del Milan. Okay. Vedi? Okay. Cioè, sì, la curva sud viene dipinta. She was wondering what our project was and what I meant by stadium choreographies.